Grazie, grazie, devi attivare l'audio. È un classico. Vai. Vai. Il mare crea, il mare distrugge, o meglio, muta, trasforma, divora con inesausta pazienza, lavora da millenni, infaticabile scultore del mondo asciutto. Poi, stravagante decoratore, arreda i litorali con la sua collezione di relitti galleggianti, affidati alle correnti, al vento, alle maree, gli avanzi delle navi affondate che tornano a terra come un eterno monito a non dimenticare la potenza del mare. Gianni Guadalupi. Buonasera a tutti e benvenuti a questa quarta puntata di Arti Spritz. Come sto allora, con me, come al solito, c'è il mio coautore e compagno di avventura Silvano Arcamone, che saluto. Ciao Ciao, Silvano. grazie. E presento subito l'ospite di questa sera, che è l'architetto Manuel Risanchez. Ciao Manuel, come stai? Manuel, il microfono. Attiva pure tu il microfono. Devi attivare il microfono. Mondo digitale. Ok. Buonasera, è un piacere essere con voi per chiacchierare qualcosa su architettura e paesaggio e Bene. anche con un spritz. E infatti ora proporrei di iniziare con un brindisi. Dai, alla quarta puntata facciamo un brindisi a questo Archispritz Prosit. che... Bravo, auguri a Prosit. noi, auguri Auguri. al Prosit. proseguo delle altre Prosit. 8 puntate, che insomma non è poco, perché ci aspettano altre 8 puntate e quindi devo dire che se finora siamo andati molto bene, speriamo di mantenere poi i risultati per tutto il percorso. E niente, poi sono molto contenta perché questa per me è una grande opportunità di incontrare tanti amici, anche se online, ma insomma... E reagire a questo periodo di isolamento che è veramente molto molto pesante. Manuel, allora, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa a Portici. Ricordo che io ero la coordinatrice del concorso per la riqualificazione del lungomare e tu invece eri il presidente della giuria. E mi ricordo comunque che è stata una bellissima esperienza anche vederti correggere, si può dire, giudicare i progetti perché arrivarono, perché effettivamente per me fu quasi come scroccarti una lezione privata, diciamo. È stata una bella cosa. Senti, ti voglio dire, ma sicuramente ci saranno all'ascolto qualcuno che ha partecipato al concorso, perché insomma l'abbiamo comunicato attraverso i nostri canali. Quindi chissà come prosegue a Portici? Ah beh, delle notizie che ho sono che da una parte che era quella legata al Museo della Ferrovia, più vicino a Napoli, sta andando avanti, mi penso, e che hanno fatto un incarico di studio di fattibilità, mi penso, per il rapporto sul museo ferroviario con tutto il sistema del fronte marino. E mi penso che sono andati avanti, ma devo dire che, come la mia esperienza all'Italia, i tempi sono lunghi. Quando si parla di concorsi dell'amministrazione pubblica, e allora la tempistica, aspettiamo che sia veloce, ma ci prenderà qualche anno, mi penso. Purtroppo sì, tu ne sai qualcosa, eh? Manuel, Silvano. tu hai un'esperienza internazionale e conosci anche l'Italia. Dove vedi il punto di criticità? Prima hai detto siamo in Italia e i processi sono lunghi, i processi di approvazione, i processi di realizzazione. Dalla tua esperienza internazionale e poi anche e soprattutto spagnola, dove c'è un approccio sostanzialmente diverso alla realizzazione delle opere pubbliche, anche all'approvazione, qual è il punto di criticità che tu noti dall'esterno? Forse si potrei dire che avete troppi layer di autorità e amministrazione che sono impegnati sullo stesso oggetto. E allora è difficile, mi penso, di metterlo tutto insieme. È una sequenza che a volte non ha continuità,
Succede anche alla Spagna, non è per dirlo che è tanto diverso, ma si deve dire che voi avete, per me, anche di più amministrazione che guardano per la qualità del lavoro, per la legalità, per tutte queste cose, e che forse i progetti che sono complessi, che hanno bisogno di una grande energia per andare avanti, si bloccano forse perché non sono capaci di andare avanti su tutti questi punti È di partenza. una corsa di ostacoli. Gli ostacoli sono tanti. Il Sì. corridore a un certo punto stanco cade e si ferma l'opera. Certo, anche a volte succede che non ti aspetti qualche ostacolo, no? A volte questi sono un po' programmati, si sa che cosa si deve fare, ma altre volte sono cose che no, uno non si aspetta e che a volte bloccano il processo per un tempo o a volte lo fermano. Ma succede anche in Spagna, voglio dire Beh, forse per me è stata un po' la scoperta tramite il concorso di Salerno, un po' della difficoltà di andare avanti in progetti di questa dimensione, di questa potenza, no? qual è la differenza temporale più o meno tra la Spagna e l'Italia su questo tipo di progetti? Sì, io penso che abbiamo un problema un po' analogo, forse alla Spagna a volte abbiamo una dinamica di andare più agile, ma non è tanto diverso, Non certo. tanto, insomma. E io devo dire che per l'esperienza qui in Barcellona e quando abbiamo avuto una sorta di allineazione tra politici e tecnici anche lo Stato centrale, le cose hanno andato bene, no? L'epoca più della transizione alla democrazia e dopo l'epoca olimpica, eccetera, no? Che Sì. tutti quanti erano un po' impegnati in andare avanti, no? Dopodiché si perde questa connessione, questa continuità trasversale tra diversi agenti e la realtà è più difficile, no? Credo che siamo anche noi in questa situazione. Questa difficoltà ad andare avanti, indirettamente, a mio avviso, genera nei progettisti anche una timidezza ad un certo punto. Una timidezza dovuta al fatto che magari se si osa si sa che è difficile poi superare quell'ostacolo, per cui manteniamo un profilo basso e sicuramente questo è un grosso limite. Io ricordo una volta. Ma un bel po' di anni fa, se non sbaglio, era il 2001, nell'ambito di un progetto europeo, si presentarono una serie di ipotesi progettuali legate allo sviluppo di alcune città chiave del Mediterraneo, tra cui c'era Napoli e c'era Barcellona. Noi presentammo una serie di progetti appunto legati soprattutto agli studi storici, alla memoria, al mito, insomma, tutte chiacchiere, tra virgolette, naturalmente importanti, che però devono essere una base per poi sviluppare un progetto contemporaneo. E però in termini di progettazione, cioè, non c'era quasi niente, praticamente il territorio appariva alquanto sterile dal punto di vista della progettazione. Mentre ricordo che Barcellona aveva chiaramente anch'essa un approccio, diciamo, di studio e di analisi molto profondo, ma aveva poi una progettazione, contemporanea interessante, molto, molto, molto affascinante. E mi trovai poi, diciamo, durante l'ora di pranzo al tavolo con il direttore tecnico del comune di Barcellona, che tu conoscerai benissimo, non so se è sempre quello di allora, non mi ricordo come si chiama. E gli feci proprio questa domanda, dissi: ma voi poi queste ipotesi, perché erano ipotesi progettuali che immaginate qui, chiaramente ti fanno pensare chi ce le autorizzerà mai. E lui mi disse una cosa che mi è rimasta, disse: in Spagna quello che vince alla fine è il progetto, se il progetto ha una qualità ed è un progetto che risponde alla comunità, quel progetto alla fine riesce a vincere. Qui purtroppo vincono le norme, i cavilli, le 1.000 regole che ci sono, che imbrigliano, attaccano e creano lacci e lacciuoli ai nostri sviluppi progettuali. Ti trovi in questa affermazione del direttore tecnico? Il progetto vince.
Sì, si può dire che la tradizione di Barcellona è stata un po' questa, no? Avere molta fiducia sul progetto, sulla capacità di trasformazione che il progetto ha, di mettere sulla tavola una nuova realtà, no? Che non è quello che si aspetta, ma a volte abbiamo stato molto sperimentali, no? Ma devo dire che mi dispiace, ma noi siamo in una sorta di ci stiamo avvicinando a questo mondo delle norme, delle regole, delle gestioni per i Voi diversi spagnoli? settori. Sì. E il progetto ogni volta perde Ah, è forza. questo. Non è una bella notizia questo. Non è buono, non è buono. Non è buona come notizia. Dovremmo venire noi verso, a mio avviso, verso la linea spagnola, che è la linea del progetto, piuttosto che venire voi verso la linea della burocrazia, che è la linea italiana. Certo, per questo dobbiamo lavorare insieme. Bravo, infatti Senti, dobbiamo lavorare abbiamo le due assolutamente. culture. Dobbiamo lavorare insieme e trovare il meglio delle due culture, non certamente. Assolutamente, assolutamente. È certo che come diceva all'inizio, ogni volta si trova di questo allineamento da energia politica, tecnica, anche di molti dei nostri colleghi, architetti, ingegneri, che sono all'amministrazione, ma che hanno la voglia di fare il progetto, no? Di andare avanti, di trasformare la Certo, città, no? Che certo. hanno questa fiducia sul ruolo dell'architettura e del paesaggio sulla trasformazione della società, no? Questo l'abbiamo. Ma è certo che la realtà è complessa e multidisciplinare, no? Allora abbiamo tante altre discipline che hanno la sua lettura della realtà, no? Avvocati, economisti, gestori. E per questo dobbiamo mettere insieme i due layer, no? E certo che per noi come si dice? Siamo più prossimi in questi giorni alla condizione della normativa, la gestione, eccetera, eccetera, le regole, e le dobbiamo mettere tutte insieme, e la sperimentazione è diventata un po' più ridotta, e i rischi sono un po' più piccoli, no? Per questa necessità di seguire le regole, che tante volte non è stato il motore dei progetti, no? Senti Manuel, ma voi avete una legge per la qualità dell'architettura? Assolutamente, E sì. chi la fa? Quale ministero se ne occupa? Perché mi ha colpito questa cosa che fece notare Mario Cucinella, che disse appunto che in Francia se ne occupa il Ministero della Cultura, da noi in Italia invece quello delle infrastrutture. E da voi in Spagna? Il ministero. In Spagna abbiamo da un fianco abbiamo tutte le leggi della regolazione sulla costruzione, che sono fatte di Ministero di Madrid, di opere pubbliche o di urbanismo. Questo è da una parte. Dall'altro, in Catalogna abbiamo fatto qualche anni fa. Il Parlamento catalano ha messo in moto una legge sull'architettura che è stata lavorata anche con l'Ordine degli Architetti catalani. Io ero sulla giunta in quel tempo, e era per mettere in valore, per non perdere il valore di progetto ai concorsi pubblici, anche per i progetti singolari, alla città, no? E è una legge che è stata approvata dal Parlamento catalano. Anche al Parlamento spagnolo stanno lavorando su questo, si aspetta. E in questo momento siamo sull'inizio del cambio delle amministrazioni sui concorsi e sulla maniera di fare la tramitazione burocratica dei concorsi, delle opere, eccetera. Ma è un tema lento.
Ma l'abbiamo fatto perché per fortuna in Catalogna, a fianco dei grandi architetti storici, Gaudì, il modernismo, eccetera, eccetera, tutta questa architettura del secolo del 1900, l'architettura contemporanea è stata valutata come un'architettura di interesse a Barcellona, ma a tanti altri posti di Catalogna. Allora si è deciso, abbiamo avuto la fortuna di metterci in rapporto con i gruppi politici, si è messo in gamba questa nuova legge. E speriamo che ci protegge un po' più, per quello che fa al lavoro pubblico degli architetti. Faccio un piccolo inciso, Roberto, uno dei nostri amici che ci segue, ci chiede di ricordare la scomparsa, non lo sapevo, oggi ci lascia Marco Romanelli, un architetto teorico e designer teorico dell'architettura, è una perdita, è sicuramente una notazione in tal senso, un saluto. Al nostro collega che ci lascia sicuramente va fatto. Mi invito naturalmente tutti coloro che ci ascoltano ad interagire con noi, possono fare domande a Manuel, oppure fare considerazioni rispetto a quanto stiamo dicendo o a quanto voi vorreste sentire e trattare con noi. Architettura contemporanea e architettura e centri storici, quindi in Italia non è che vanno tanto d'accordo. Qualche puntata fa, diciamo così, Maria Claudia Clemente di Labix, a mio avviso correttamente, evidenziava che ahimè stiamo vivendo un periodo di involuzione rispetto al passato e citava degli interventi fatti da Carlo Scarpa in alcuni palazzi storici importanti, che oggi difficilmente sarebbero approvati dalle sovrintendenze. E questo rapporto, come è vissuto invece in Spagna? Architettura contemporanea, centri storici, monumenti. Abbiamo un po' di tutto, abbiamo anche un magnifico progetto di Grassi a un teatro romano a Sì. Sagunto, che è stato, come voi sapete, alla Spagna abbiamo avuto un forte rapporto con l'architettura italiana negli anni 60, 70, 80, ha avuto un riferimento molto forte. E abbiamo avuto l'opportunità di avere qualche intervento di architetti italiani di grande valore a posizioni precise alla Spagna. No? In questo caso, quello di Sagunto di Grassi è un progetto di molta potenza, di grande interesse, ma abbiamo avuto è stato fatto, ma quello che è successo dopo è che queste linee più conservatrici di questi difensori di patrimonio come una sorta di reliquia, di elemento che non si può toccare, hanno andato in tribunali e hanno vinto contro il progetto fatto, no? E in qualche modo è un po' come la vita, no? Abbiamo quelli che hanno questa visione più conservatore. No? Qui più ristretta, no? Che non si può toccare quello che viene del passato, ma io credo che abbiamo tutta un'altra linea, no? Da Viollet-le-Duc e tanti altri, no? E molto antica anche, no? Che Certo. ti permette di metterti in rapporto con quello che viene del passato, no? Sì, ma Noi abbiamo infatti fatto. quello che diceva Maria Claudia è che si è avuto un'involuzione rispetto a qualche decennio fa, perché c'erano state delle conquiste proprio in materia di restauro, cioè l'intervento del contemporaneo in qualche modo era, anche dal punto di vista linguistico, era diventato maturo, era accettato, era gestito. Oggi invece si va verso una chiusura. Io ho un'idea perché accade ciò, però c'è un'involuzione. C'è Sì, un'involuzione. C'è ma un'involuzione. questo problema credo l'abbiamo un po' per tutto, no? Perché abbiamo forse, tanto tempo fa, un po' il pensiero critico aveva
più presenza, no? Sì. Oggigiorno credo che abbiamo, anche con questo che è successo negli Stati Uniti qualche settimana fa, no? Ci mostra come il pensiero integrista diventa un È più pensiero forte. che occupa un po' tutto, no? Siamo una situazione di transito, mi penso, no? In realtà è vero che il rapporto tra moderno e antico non è facile, no? Abbiamo grandi architetti che l'hanno fatto benissimo, no? Ma también anche abbiamo delle situazioni un po' no, che non hanno riuscito ad arrivare, no, a un buon rapporto, no? E questo è difficile. Beh, sì. Però io penso che la partita non si deve giocare astrattamente sul sì e no, la partita si deve giocare su un confronto qualitativo del progetto. Anche qui torniamo al progetto. Cioè, la sovrintendenza mi deve anche guidare in una scelta progettuale. Come dicevi tu, non tutti i progetti del contemporaneo, anzi, i progetti del contemporaneo nel tessuto storico o su un edificio monumentale sono progetti di una grossa complessità che richiedono una cultura progettuale molto forte. E però la sovrintendenza non può porsi semplicemente e dire no, qui tu non vieni a mettere mano. Cioè tu mi devi dire questo tipo di soluzione non la ritengo condivisibile per questo motivo, si potrebbe fare in un altro modo. Perché non si può tacciare semplicemente il linguaggio contemporaneo come un linguaggio non ammesso, perché torniamo di nuovo all'epoca dei recinti, no? C'è un recinto al contrario, prima i barbari, ma no, forse è il recinto della città di un tempo, la città storica si chiude nelle mura e fuori ci sono i barbari e dentro ci sono i puri. E ancora oggi di fatto è così, io già l'ho citato, non voglio citare sempre. L'unica norma che l'Italia ha fatto sulla rigenerazione urbana è una norma che dice nella sostanza fuori fate rigenerazione urbana, dentro non si tocca nulla. Non si può. Sì, è certo, no? Noi abbiamo lavorato sull'intervento sul patrimonio, ma più sul patrimonio storico, no? Cioè, scusa, sul patrimonio industriale, no? Abbiamo fatto un progetto, un concorso che abbiamo vinto in Barcellona, ma non abbiamo mostrato delle immagini perché aspettava di parlare più di paesaggio. Ma abbiamo fatto un intervento, un concorso, tramite un concorso internazionale che abbiamo vinto per la rigenerazione di una fabbrica testile come fabbrica di creazione artistica, che è stata una politica che hanno messo in moto l'amministrazione socialista di 10 anni fa. Con questa volontà di riconvertire le fabbriche in desuso, che non hanno attività, fare una trasformazione con la fabbrica di creazione per mettere su questo luogo artisti diversi, di discipline diverse, che si mettono in rapporto e fanno il processo produttivo, no? Dall'inizio dei progetti, anche si fanno come. Uno mette sulla tavola una proposta di progetto artistico e hanno una giuria, per dirlo così, Sì. della fabbrica di creazione, e allora loro ti dicono: andate avanti, hai un tempo per residere sulla fabbrica e dopo anche puoi avere un altro tempo di più. E finalmente si fa l'esibizione di quello che hai fatto, no? Abbiamo cosa di teatro, danza, musica, eccetera. No? E allora, come questo era un progetto, che aveva una proposta forte, politica, sociopolitica, quelli dei patrimonio hanno stato un po' a fianco, no? Perché era il comune che voleva andare con grande forza su un nuovo sistema di attività pubblica, no? Alla fine hanno arrivato, abbiamo avuto qualche problema, ma abbiamo avuto questo
questa energia per parte dell'amministrazione che va. Alla fine, per la mia esperienza, quello che è centrale è avere il supporto, come avere indietro una direttrice politica forte, nel senso di saltare gli ostacoli, no? Voglio dire, se ci sono interventi minori, allora questo mondo del patrimonio si dimangia, no? Perché loro hanno le sue regole, anche più che le regole sono l'interpretazione delle regole, no? Che sono interpretazioni a volte molto personali, no? E è un mondo che non è facile. Per niente. Grazie. Senti, ma dopo il recupero, ho sentito che hai detto il recupero delle fa di una fabbrica, ma quindi dopo il recupero delle fabbriche tra un po' avremo il recupero dei centri commerciali. Ti è capitato di recuperare un centro commerciale? Sì, com'è come esperienza? Ma forse i programmi per un centro commerciale sarebbe anche più complesso. No, no, forse si dovrebbe mettere anche una mistura di usi più forte, no? Perché alla fine un centro commerciale è come una sorta di piccola città, no? Quasi una sorta di scenario urbano controllato. E forse i centri commerciali hanno bisogno di cambiare anche gli usi, no? Sicuramente. Certo, non solo più commercio, perché proprio da quello deriverà il problema, dal fatto che col commercio online tanti negozi concentrati in così poco spazio non avranno più un motivo di essere. Però ci saranno poi degli spazi da rivedere, da ridisegnare, cioè da ridare, da assegnare a loro nuove funzioni, che sarà un problema, magari funzioni culturali. Sì, Esatto. ma a volte io penso che i centri commerciali sono una invenzione, mi penso, forse sbaglio, dei nordamericani, degli americani del nord, e per socializzare. E non veramente, no, è certamente un'area commerciale, è un'area commerciale, ma è un'area Le commerciale province così dove succedono. passeggiare, dove trovarti con gli altri, dove la vita urbana la fanno al centro commerciale. Che per noi, per i mediterranei, per gli europei, un po' strano, no? Un po' triste, un po' triste, sinceramente. Però succede anche da noi Ahimè, questo sì. se Cioè, purtroppo. I è un mio ragazzi personalissimo specialmente il pensiero. sabato si vedono al centro commerciale, molti specialmente in Eh periferia, cioè in provincia dove non ci sono poi dei luoghi tipo il nostro lungomare o le piazze che sono un po' più frequentate, insomma, quindi diventa la piazza fuori, la piazza un po' defilata, più fuori dal centro, nuove piazze, nuovi luoghi di socialità. I commenti sulla sovrintendenza sono tanti, sui rapporti conflittuali con la Viene sempre l'ira sovrintendenza. di Dio quando parliamo. Sono tantissimi. C'è qualche domanda anche per Manuel. Una è significativa. È una domanda appunto rivolta espressamente a te, Manuel. Roberto ci diceva, ma non si potrebbe, lui parla di linee guida, ma chiaramente possiamo parlare. Comunque parliamo di indirizzi, non sarebbe il caso di avere degli indirizzi dalla comunità europea univoci sulla qualità della progettazione, dell'architettura, piuttosto che soluzioni estemporanee che vengono nelle varie realtà? Perché No, non so. un po' questo manca. Perché io aggiungo un'ultima cosa. La Comunità Europea ci dà delle direttive chiare e inequivocabili sul codice degli appalti. Il codice degli appalti deriva dalle direttive dell'Unione Europea che devono essere rispettate. E su quelle bisogna allinearsi. Poi sulla qualità della progettazione, sulla qualità dell'architettura, non c'è nulla. Niente. È per l'osservazione. Tu che ne pensi? Ma questo, su questo è quello che si è fatto qui a Catalogna, che aspettiamo che la cosa va avanti, mettere in moto una legge sull'architettura che
guarda di trovare come difendere i valori dei progetti, no? E almeno questo potrebbe essere utile per la parte dell'architettura pubblica, perché se almeno l'architettura pubblica ha bisogno di un sistema di giurie che fanno delle selezioni di proposti che anche fanno come guardano il percorso del progetto, no? Sulla sua evoluzione, sulla sua realizzazione, forse questa sarebbe una maniera di almeno cominciare a difendere il progetto di architettura, la buona architettura, come un valore per la società, no? Sì. Credo che è più facile iniziare sull'architettura pubblica che sull'architettura del mondo privato, perché è molto più difficile di stabilire come il criterio di qualità, no? Su questa architettura, no? Ma Purtroppo però, Manuel, devo dire che per esperienza vissuta sulla pelle, che la domanda di architettura e di qualità dell'architettura è del tutto assente. Vengono richiesti edifici, vengono richieste volumetrie, ma la qualità dell'architettura è una cosa che viene proprio alla fine, perché intanto devi trovare il finanziamento, intanto devi prendere i pareri, e questa è la cosa di cui, quindi le autorizzazioni di cui abbiamo parlato prima, e alla fine poi dobbiamo realizzare l'opera, perché poi il sistema tutto il sistema delle costruzioni in Italia ha le sue criticità, questo non lo so in Spagna, però ha delle criticità. E poi la qualità dell'architettura, beh, pure la qualità dell'architettura. Però noi architetti è un lavoro che dobbiamo fare noi, siamo noi che dobbiamo alimentare questa domanda. Non No, non siamo lo in la fa nessun altro, migliore lo dobbiamo fare noi. posizione. Non siamo, non è un buon momento per dirlo così, è chiaro. No, non abbiamo il ritorno che ci dà la qualità dell'architettura a tutti gli altri, non lo trovano. Questo è il problema. E per questo dico che noi in Barcellona abbiamo una commissione di architettura che guarda sui progetti più importanti della città. E allora, quando noi stiamo lavorando su un progetto un po' importante, una residenza per gli studenti dell'università, eccetera, eccetera, dobbiamo andare alla commissione di qualità o alla commissione dell'architettura, che si dice che è della città, no? E allora tu mostri il progetto e abbiamo come una sorta di tavola dei savi, che sono colleghi nostri, e che fanno la sua riflessione sul progetto, nel stadio iniziale, quando tu fai la domanda di la licenza, non so come si dice in italiano, quello che dobbiamo domandare per fare la. Noi qui abbiamo la commissione per il paesaggio, non abbiamo la commissione per l'architettura, che dovrebbe occuparsi anche della qualità dell'architettura, però devo dire, ahimè, non di rado la commissione del paesaggio è popolata da geometri, ingegneri, dottori. Questo è il problema, che tu devi avere i buoni architetti Esatto, e che sono su per questi posti. esempio. Michela ci dice, me la sono persa, diceva, ecco qui, diceva, come si fa a normare la qualità dell'architettura? Infatti, come si fa? Certamente, no, appunto, io per esempio ritengo che l'Italia crede troppo nelle norme, pensiamo di risolvere ogni problema con le norme, per esempio la rigenerazione urbana, secondo me non c'è bisogno di fare una norma per la rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana è un approccio progettuale. Non c'è bisogno di fare delle norme. Infatti parlavamo, rispondendo a Michela, di linee guida e Manuel parla più volte, sta parlando dell'importanza di una commissione. Anche i concorsi di progettazione, se non hanno una commissione altamente qualificata, rischiano Allora. di vanificare ogni tipo di iniziativa. Quindi è importante che ci sia un momento in cui, e anche le sovrintendenze, ho letto tantissimi commenti sulle sovrintendenze, è vero. Quello che io ho detto presuppone che lì ci sia un architetto che abbia delle competenze, delle alte competenze, e si possa confrontare sulla qualità del progetto e non trincerandosi dietro a un comma, dietro a una norma e dire no, non si può fare, ma sulla qualità del progetto con il progettista. Quindi bisogna innalzare
il nostro ruolo all'interno di questi processi. Per esempio, nelle commissioni del paesaggio, per norma dovrebbero accedere solo gli architetti, punto. Non è che invece è esperto di paesaggio, esperto di storia dell'arte, c'è il dottore che dice di essere esperto di storia dell'arte, che gli va a dire? Qualcuno gli fa l'esame? No, e entra nella commissione paesaggio. Sono soluzioni un po'. Certo. Io condivido Silvano, perché se noi qui l'esperienza, io sono stato su questa commissione di Barcellona per qualche anno, è una situazione un po', devi parlare, devi dici sui lavori dei colleghi, e non è una situazione gradevole, per dirlo in modo chiaro, no? Ma tu sei, ti hanno chiamato per un tempo per fare un ruolo per la tua città, no? È una selezione che fa l'architetto, noi diciamo architect in cap, che l'architetto capo di Sì. tutta la città, no? Noi abbiamo questa figura, credo che Noi qualche. abbiamo il dirigente dell'ufficio tecnico. Bene, allora, ogni città ha bisogno di un architetto in capo, un architetto Ah, capo. no, questo ho capito, come l'architetto, sì, come in Inghilterra, noi non ce l'abbiamo sta figura, no. Questo è Non ce molto l'abbiamo. importante, perché almeno per qualche situazione, sì, questo architetto è sulla gerarchia, in un posto importante con l'accesso ai sindaci, ai ministeri, eccetera, eccetera, può fare un lavoro per proteggere qualche progetti, per proteggere qualche azioni, per dare un po' di qualità su questo, no? E questo architetto, questa architetta, fa la scelta, quando io ero su questa commissione, eravamo quattro architetti della città, più un'architetta di Madrid. Avevamo qualche invitato ogni volta, allora anche avevamo qualche invitato sul disegno industriale o anche qualche storia, ma il gruppo principale eravamo architetti, anche ingegneri, perché gli ingegneri hanno un rapporto con la città, no? E tutto questo era liderato dall'architetto in capo, no? E questo serve per proteggere e per dare dell'energia a qualche progetto della città che sono significanti sulla trasformazione urbana, no? Ti permette fare. Perché tutti sappiamo, i progetti di architettura, anche di paesaggio, ti prendono un sacco di anni, non sono cose che si fanno in un anno. A volte questo. Ti prende 5 anni, 10 anni, progetti di trasformazione rilevanti, no? E hai bisogno di una certa protezione perché il tempo erode un po' il progetto, no? Non so Sì. se mi faccio capire, no? E Sì. forse questa figura dell'architetto in capo, il chief architect, è una figura importante che si deve mettere sulla tavola. Dall'altro abbiamo bisogno di avere sull'amministrazione, anche sulla politica, degli architetti, perché se non tutti siamo progettisti e nessuno fa il lavoro sociale rilevante, anche politico, di generare le opportunità. E Certo. questo è un altro. Questo è il Noi, ruolo che dovrebbe svolgere la politica, l'assessore di turno, no? Un in po'. questo caso, noi in Barcellona avevamo l'esperienza di Oriol Bohigas, che è un grande, Beh, possiamo sì. parlare di lui, che lui si è messo sul comune. È stato Ah, sì. non il sindaco, come si dice? Assessore, L'assessore assessore. dell'urbanistica una volta e l'assessore della cultura un'altra volta. Vuol dire che gli architetti che hanno qualità si mettono, si impegnano sulla Giusto. fascia politica della realtà, no? E questo sarebbe anche un tema importante per tutti noi, no? Avere dei colleghi
che fanno questo lavoro un po' Secondo di... me è fondamentale. È Sì, fondamentale avere dei sicuramente. colleghi anche in ruoli chiave. A Sì. proposito, Manuel, come hai visto, hai notato, scorrono sotto le immagini del tuo progetto di Salerno. Ce ne parli un po'? A Salerno. Bene, Sì. Salerno è stato un concorso che abbiamo cominciato, abbiamo vinto tanti anni fa, forse 10, e con una grande squadra di studi italiani, anche ingegneri e architetti, e che era un po' lavorare sul fronte, fare la proposizione del fronte marittimo di Salerno. Abbiamo stato fortunati perché abbiamo vinto tre dei lotti, l'area centrale più l'ultima area, che è quella che ha meno pressione urbana. E allora abbiamo fatto un lavoro, primo di protezione, di disegnare il sistema di barriere soffolte per il controllo del moto ondoso, che è quello che si vede in una delle Sì. immagini, si vedono come due momenti diversi, che abbiamo la Queste stazione qualche anno fa. sono i pennelli delle Sì. barriere soffolte, sì. Che Sì. funziona, mi sembra quindi che funziona questa, perché il problema delle coste dalle nostre parti è un problema, come puoi immaginare, fortissimo, quindi Abbiamo fatto anche gli studi in vasca, sulla vasca di acqua, per guardare i due sistemi. Abbiamo proposto qui per l'area finale, che è più legata al fiume, a un piccolo fiume, abbiamo proposto mettere come sistema di cotelle che fermano il movimento della sabbia e ci permetteva rinaturalizzare. E questi sistemi di spiaggia abbiamo messo dietro anche 2 centimetri, queste boulevard che è stato planificato da Voigas, e abbiamo lavorato con questa sequenza ecologica dell'ecosistema salato, di acqua salata, che è quella sabbia, il sistema dunale, la vegetazione amofila, il sistema di pini per fermare un po' il movimento, no? Che è questo che si guarda qui. E l'idea era che questi pennelli che ci mettono, questi fingers che si mettono sul mare, noi dicevamo che aspettiamo che diventano una sorta di lidi pubblici per arrivare al mare, no? Qui in Italia avete questo sistema di lidi che è molto, molto proprio vostro, Sì, infatti, molto italiano, particolare italiano, sì. anche per me va benissimo, ma che ha un problema che blocca il rapporto tra il mare e quello che si trova dietro il lido, no? Allora abbiamo proposto di fare questi finger per arrivare al mare, a queste barriere che emergono un po' come oggetti sull'acqua, per avere un'area di pubblica e lasciare tra i finger un'area di renaturalizzazione che aspettiamo che sarà un po' più meno accessibile, no? Dopodiché questa pineta si alza per non lasciare aperta la visione dal mare e controllare un po' il sistema di ingressi, no? E questo abbiamo fatto come si dice, l'anteprogetto. Abbiamo messo 2 anni fa il progetto all'amministrazione. Aspettiamo di iniziare qualche lavoro su questo in questo momento, Questo è l'ultimo lotto che dovete fare. no? Sì. Allora, questa era questa idea che la pineta si alza e dopo da che si aspetta che sì, l'attività economica e ludica e dei servizi viene sul luogo, e queste muri di gabbione ci permettono mettere una struttura di 6-7 metri di profondità per mettere tutto il sistema di servizi, il sistema anche di restaurazione, eccetera, no? Queste sono gabbionate a secco? Sì.
Ho visto che le hai utilizzate in più occasioni, è anche fa parte del tuo linguaggio, del progetto, del tuo progetto paesaggistico, la gabbionata, mi pare di capire. La utilizzi anche quando non ha una funzione, non ha proprio un'espressa funzione, ma anche come elemento così di decoro, di indirizzo. No, sai che cosa succede? Che il gabbioni è come un sopporto che ci permette che la natura si mette, è come un sopporto Sì, di infatti. colonizzazione. Sì. Allora Infatti. abbiamo scoperto che a fianco di me, che è una materialità che mi piace molto, ha questa condizione che la natura la prende. E allora l'elemento architettonico un po' diventa nascosto, no? In qualche modo, no? E Sì. anche ha una cosa che mi piace molto, che è molto imperfetto. Il gabbione non è un Ma oggetto perfetto, finito, pulito, no? questo elemento dell'imperfezione, della casualità, come dire, della spontaneità, ho visto che ritorna più volte, per esempio nel Fonsanta Park, Sì. lì parli di un progetto di azione più che di un progetto di composizione, no? Con i cumuli che poi da soli in qualche modo si vanno a rigenerare, oppure anche i percorsi del Parco del Nord a Terrazza, dove c'è un po' il gioco del Mikado, no? Questo aspetto di cui stai parlando proprio adesso, della spontaneità, della naturalità, è un modo per coniugare meglio il progetto con la natura con la quale ci andiamo a confrontare. Assolutamente, assolutamente. Per me è come dire, noi non abbiamo mai l'energia che ha la natura. A volte abbiamo un'energia strepitosa, ma la natura sempre si mette sopra, no? E in questo senso, questa idea di accidentalità, che sono molte vite che si mettono insieme, no? Ogni albero, elemento di vegetazione ha la sua propria vita, no? E allora questa idea di lasciare come una logica che permette che quello esce, ma dopo da che ha il suo proprio sviluppo, no? Per dirlo così, è qualcosa che mi piace, anche mi lascia più tranquillo, perché sennò alla fine se hai la responsabilità di farlo tutto pulito, perfetto, a posto, non puoi sbagliare, no? E credo che noi gli architetti e i paesaggisti abbiamo il diritto a sbagliare, ma che non diventi un problema gravissimo, no? Allora, Ma anche a far fare alla natura, a far completare alla natura assolutamente, degli spunti. Allora, noi stiamo andando verso la conclusione, però io chiederei alla regia di mandare la prima foto facciamo un salto da Salerno a Bologna. Facciamo un salto da Salerno a Bologna. Se possiamo inquadrare la prima foto, perché poi chiediamo, tutto questo ci porterà a fare una domanda a Manuel sulla. Allora, qui siamo a Bologna, ecco, siamo a Piazza Maggiore, Piazza Grande, è una piazza simbolo, una piazza dove sono accadute tante cose nella storia del nostro paese, una piazza molto significativa. E non so se la conosci, Manuel. Sono stato una volta, Ah, sì. sì, bene. Bene, allora, questa è la piazza di San Petronio, che è una delle chiese, tra l'altro, più grandi d'Italia, la quarta chiesa più grande d'Italia, che nella progettazione originaria doveva essere anche ancora più dimensionalmente più estesa. Ed è, come vedete, una chiesa che ha una sua incompiutezza. La parte di rivestimento marmoreo sta solo sulla parte basamentale, il resto poi è lasciato così. E succede che passiamo alla seconda immagine. Succede Eccola. che, eccola qui, che qualche mese fa il nostro amico Mario Cucinella propone di completare la chiesa di San Petronio
con una soluzione del genere. Adesso, quanto c'è, Mario Cucinella, sappiamo tutti che è un architetto molto attento all'ambiente, molto attento al paesaggio, alla storia dei luoghi, quindi molto sensibile, un architetto molto sensibile. E butta lì st'idea. E adesso, quanto c'è di, questo magari possiamo sentire anche gli amici che ci seguono, possiamo seguire, chiedere a loro anche un Una parere. Quanto discussione. c'è quanto secondo voi questa era realmente una proposta o era una provocazione? E la domanda che ti faccio, Manuel, adesso si parla l'ambiente rispetto a qualche anno fa, qualche decennio fa, è quasi obbligatorio, no? Cioè, portare la pianta nel progetto, per dirla in maniera brutale, è quasi un obbligo. Ma quanto tutto questo risponde a una moda, a una tendenza, e quanto tutto questo viene fuori da una reale consapevolezza, la quale dovrebbe poi prevedere anche un approccio progettuale radicalmente diverso, con una serie di competenze e di conoscenze e di strumenti per poterlo mettere in campo. Tu che ci sei dentro da sempre e che hai vissuto, no? Queste varie stagioni, e oggi vedi questo che è assolutamente positivo, perché io dico è comunque positivo, però quanto c'è, secondo te, quanto è una moda e quanto invece è una consapevolezza? Ah, io credo che sono le due cose alla stessa volta. Voglio dire, da un fianco, in realtà abbiamo una sorta di moda mediatica dal fatto che il cambio climatico è arrivato, abbiamo un problema di crescita delle città, non credo tanto le nostre, ma l'Asia, Latinoamerica, è brutale, la trasformazione del medio ambiente è stato, si può dire, quasi la distruzione del medio ambiente, no? A tanti posti, no? E questo certamente ha bisogno, ha diventato come una presenza sulla nostra vita che ti fa dire: guarda, quando questa città, quando Bologna era una città piccola, con questa piazza pavimentata, questo era lo più sofisticato, perché pavimentare piano per camminare bene era altissima qualità, perché prima era tutto rurale, no? Allora questo il suo momento era il massimo della sofisticazione urbana e architettonica, no? Ma quando questo si stende per tutto, per dirlo così, e distrugge la natura e i processi naturali, allora dobbiamo fare un pensiero, dobbiamo ritornare a mettersi insieme con la natura, no? In qualche modo. No, non po possiamo dire la città si espande ad infinitum e lo prende tutto. Non si può fare questo più. Allora la natura deve tornare, deve trovare il suo posto alla città, le sue linee, forse tante volte in rapporto con le linee della geografia sulla quale la città è messa, no? Le linee dell'acqua, eccetera, no? Allora dobbiamo permettere alla natura trovare il suo posto alla città e mettersi in rapporto. Le due situazioni. Ma quando uno guarda questo è più come un'azione di agitprop, no? Di agitazione e propaganda, no? Come dire, guardate, è il momento della natura. Io lo capisco in questo senso e mi sembra che è un colpo notevole, no? Proporre questo. Ma in realtà credo che la logica della natura sulla città non è un problema di painting, non è un problema No, infatti. di fare una cappa di vegetazione, con questo lo facciamo, ma di mettere come infrastruttura la natura alla città, no? È un problema ecologico. Assolutamente, È un assolutamente. problema ecologico. È un Allora problema io ecologico. credo che noi gli architetti dobbiamo fare un aggiornamento, nel senso di capire bene quali sono le logiche ecologiche che dobbiamo mettere in rapporto con il nostro lavoro, no? Sì.
Ma certo che la moda è, no? E questo credo che è un progetto che mostra questo momento, no? Gli spettatori stanno dicendo quasi tutti che È una sperano che provocazione. sia una provocazione. Sì, è una provocazione, però è una provocazione finalizzata, come diceva Manuel, ad andare in quella direzione. Però forse ci può essere una provocazione anche tra colleghi, eh? E forse tra... perché c'è... Questo sicuramente. insomma, piazze verticali, un po' c'è un po' questa... Sì. Però tutto assolutamente viene a favore di una logica, come dicevamo, ecologica da portare all'interno della città. Tutto viene a Chiarissimo. favore. Anche se moda, forse deve diventare moda, forse è proprio quello, deve diventare moda, va bene che diventi moda, Moda però deve abbiamo essere bisogno. Abbiamo bisogno di questa ecologia alla città, no? accompagnata. Sì. Siamo... Andando veramente verso la conclusione, grazie, introduci tu. Oggi non abbiamo Francesca di DN Design che un po' curava questa rubrica di fine incontro, e quindi magari la fa. Grazie, introduci, Allora, grazie. No? noi abbiamo, allora Manuel, come ti dicevamo prima, noi abbiamo una rubrica, appunto, Ah, dove aspetta, però mi sembra che Francesca c'è, dice. No, no. Ah, Francesca? ok, no, 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 c'è col cuore, Francesca. Mi ha Guarda. mandato col cuore, dai. Mi ha mandato un messaggio, va bene, ok, Francesca, dai. ripensiamo, ci Ci manca saluta, la tua saluta. speranza stasera. Saluta tutti, dai. No, Ok, allora, in questa rubrica scusa. ognuno di noi porta un oggetto, un qualcosa che serve da stimolo alla mente, ecco, così, ovviamente, alla riflessione, più che altro. Allora, comincio io? Di solito inizia Qual era il... l'ospite, poi tu e poi io. Ok, E allora poi Manuel, tu che cosa hai portato? Manuel. Ti ho beccato. Qual è il tuo consiglio per la mente? Cominci tu. Manuel, mi senti? Cosa? Dimmi, non ho Dicevo, capito. il tuo consiglio per la mente qual è? Comincia tu, dici prima il tuo. Il mio consiglio La mente. per la mente. Dico, avevamo... No, rubrica avevamo chiesto che ognuno di noi portasse un qualcosa, un libro, una poesia, una canzone, un quadro che possa essere da stimolo per una riflessione, anche sulla scrittura. è sfuggita a Manuel sta cosa, dai. Però ce lo puoi Io dire anche. Vai. dico, vabbè, anche se tu ci hai dato, finora ci hai dato un'ora di stimoli, voglio dire, però... No, Però dai, giusto. io de devo dire che ho un libro per me di referenza che a volte prendo, che è Le città invisibili di Italo Ah, Calvino. Calvino. Perché quando sei un po', non dico perso, ma fai qualche, leggi una pagina, ti parla di una città. Vai a guardare questa città, no? È come tutta un'apertura, no? Di possibilità, di immaginazione, no? Di come guardare la realtà, no? E io, per me è uno dei libri che ho come un... Se devo andare su una isola solo, forse questi lo prenderei. Ma come nasce in genere in te l'ispirazione? Che cos'è? Qual è Ah, l'idea? bene, io comincio andando, guardando il posto, andando il posto, un po' anche come guardando di capire che cosa è l'uomo. Annusare l'aria, qualcuno dice. Sì, noi facciamo questo del reading. Voi conoscete bene l'analisi, ma a volte è capire il luogo, è capire quali sono le cose che hanno qualità, che ti dicono algo, no? E da questi punti si comincia un po' il processo di progetto. Dall'altro, a volte,
quello, il parco della Fonciante, no? Che ci avevano detto quelli di questo barranco. Ci avevano detto, guardate, abbiamo un po' di soldi per fare, allestire queste aree, che è informale, che è problematica, eccetera, eccetera, no? E io ho cominciato a pensare, come lo facciamo? Non possiamo fare un progetto complesso, non possiamo fare dei muri, dei gabioni, che abbiamo fatto all'altra area del parco, eccetera, eccetera. E ho detto, guarda, questo luogo è un dumping. Abbiamo, la regia lo può mandare, se puoi mandare quelle che erano quelle immagini, le prime immagini, quelle da Ah, PDF, le sì. facciamo vedere. E una credo sia la prima, se non sbaglio. Sì, forse Prego, la mandami. prima, sì. Così la vediamo. Sì. E allora è un barranco strepitoso, magnifico, 30 metri di altezza. No, queste sono Salerno. Questo Queste no, Salerno. queste sono Salerno. Prego, Manuel. No, e allora non aveva strumentale proprio dell'architettura, non puoi fare un muro di 30 metri, non puoi fare una piastra, no, e non avevamo neanche soldi, no? Eccolo qui, eccolo qui. Questo. E allora io ho detto, facciamo un lavoro più come un earthwork, mi piace molto il land art, quando era giovane per me è stato un riferimento. Le azioni sul paesaggio, no? Questa idea che non si fanno più progetti, ma si fanno azioni. E facciamo un buco, una pendente, e questo è il progetto, no? Il E progetto questa idea, d'azione di cui parlavamo prima. sì, giusto. E allora hai detto, allora sì, questo è un posto per lasciare le cose, un dumping, allora lasciamo la terra, mettiamo, parlando con il costruttore dell'altra parte del parco, mi ha detto, guarda, abbiamo terra, suolo, un altro cantiere, e ti dico, posso mettere qualche camioni? Va benissimo. Allora io mi metteva una marca su terra e veniva il camione e volcava la terra, no? E si comincia a strutturare questo sistema di coni, e con questo abbiamo controllato un po' l'erosione di questo barranco, e dopo che comincia già un sistema già più complesso come se facciamo la piantumazione, ci mettiamo dei coni sulla base, dei coni principali per controllare un po' questo, sistema di irrigazione agricola per irrigare un po' tutto, la idrosembra, non so se si dice così in italiano, Idrosemina, sì. sì, idrosemine per tutto, un po', per farlo un po' alla grande scala, no? E basta, no? Allora è stato un progetto, come dire, devo capire bene la forma di nuovo, e io li metto un'altra logica, ma che penso che si mette in rapporto bene con il barranco, e questo sistema di coni che si mettono sulla pendenza, no? E questo è stato, non avevamo neanche un disegno, è un progetto che è di azione pura. Infatti il disegno l'abbiamo fatto dopo. Ma è una Bene. condizione molto singolare, voglio dire, questo non è un Certo. progetto normale. È una situazione, no? Allora ogni volta è trovare qual è il gioco, dove è l'opportunità, no? Io dico che no, non, forse visto da fuori sono sicuro che si guarda una maniera di fare, ma in realtà ogni progetto è una sorta di avventura, no? Non so che cosa succederà. No, oggi abbiamo sfondato i tempi, però io a questo punto una domanda te la faccio, siamo un minuto in più. A proposito di ispirazione dai luoghi, so che tu hai conosciuto Giancarlo De Carlo, il nostro grande architetto, un ricordo di Giancarlo De Carlo, dai. Ah, Giancarlo per me è stato un grande. Lui era un grande architetto, assolutamente, la sua opera è magnifica, ma lui aveva quello che parlavamo prima, no? Questa voglia di dare servizi all'architettura, di mettere energia sull'evoluzione dell'architettura, no? E Sì. questo è il Laud, questa scuola di estate, no? Che eravamo invitati tanti studenti, anche professori di università di tutta l'Europa. Era un meeting point
incredibile, no? Era immagino. un'opportunità unica, no? Dopo ci mettevamo a lavorare su progetti impossibili, come a Siena l'ospedale, bene, ma il lavoro era, lo più importante era il rapporto tra differenti culture architettoniche, no? E lui era, gli Smithsons venivano sull'in-out, eccetera. Allora io dico in questo senso, questa condizione pubblica del ruolo dell'architetto è un valore molto importante a mettere sul campo, no? E a favorire. È E un valore che Giancarlo? dobbiamo alimentare. D'accordo, sì. Ok, Anche dai, andiamo verso la conclusione, grazie. io penso che a questo punto chiudiamo perché siamo No, già, vai, vai, no? vai, 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 Facciamo sì, no, velocemente? vai, velocemente, Vabbè, sì. allora, ok. No, io avevo portato un Velocemente. libro che molto banalmente è un libro di quelli che si mettono sul tavolino, quindi pieno di sul mare, pieno di Molto. immagini bellissime del Guarda. mare in tutte le sue situazioni, la spiaggia, sott'acqua, sopra, dall'alto, diviso per capitoli. E ogni capitolo ha una prefazione con uno scritto di un autore che in qualche modo è legato al mare. È molto bello sia perché gli scritti fanno riflettere molto su, ecco, sono una fonte di ispirazione, di riflessione, tipo quello che ho letto all'inizio, sia perché io ci tiro fuori un sacco di belle palette quando faccio mood, perché di palette di colori, perché adoro il blu e ci sono dei colori splendidi, stupendi. Bellissimo, 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 bellissimo. bene. Bene, molto semplice. Silvano, tu invece? Allora, il mio momento. Io ho anch'io un libro e piacevolmente un libro che si incastra tra i vostri due consigli, perché è un libro, adesso cerco di non far sparare Diavolo la sulle luce, colline. è un libro di Cesare Pavese, Il diavolo sulle colline. È un libro dove c'è anche qui, stavolta, anche stavolta come l'altra volta, sono stato ispirato dal nostro ospite, da Manuel. È un libro che consiglio a chi ci segue, perché è un libro dove c'è tanto paesaggio, veramente. C'è una rappresentazione, del resto in Pavese c'era il territorio in cui lui ha vissuto, le Langhe piemontesi, ma c'era quel paesaggio di cui alla Carta Europea del 2021, che non è solo natura, ma è anche comunità, è anche tradizione, è anche vita delle persone, vita semplice delle persone. E la cosa bella è che Pavese, come sanno almeno gli appassionati di letteratura, era a distanza in Einaudi a fianco a Italo Calvino, mentre Italo Calvino mi fa piacere che hai citato le città invisibili, perché le città invisibili, a mio avviso, sono uno dei Vangeli dell'architettura. Io non ho mai letto di architettura come in quel libro. Il paradosso è che uno scrittore, chiaramente di un virtuosismo incomparabile, a mio avviso, come Calvino, sa parlare di architettura come nessun architetto. Questo almeno io devo dirlo, perché in quel libro lì c'è architettura. In questo libro invece c'è paesaggio. C'erano due signori che erano due letterati che in qualche modo parlavano della nostra attività, del nostro lavoro, che quindi invitiamo a riscoprire, a rileggere. E con Manuel gli lancio una proposta: magari un giorno faremo un webinar sulle città invisibili di Italo Calvino. Se Che ti va. bello, Perché bello. penso che sia assolutamente un qualcosa da ulteriormente rivedere, riesplorare, perché sappiamo che è stato visto e rivisto in mille salse. Ci divertiamo a farlo anche noi, se ti va. Grazie. Sarà un piacere, volentieri per andare su questi webinar che provo. Ma chissà che non si fa anche dal vivo, Vivo, però va. mettiamo anche dal Speriamo vivo presto di queste vedere. cose, dai. Bene, Benissimo. benissimo. Manuel, grazie tantissimo di essere stato con noi e di averci dato tanti, tanti spunti, tante informazioni e averci sicuramente arricchito.
Grazie a voi, è stato un vero piacere chiacchierare sulla nostra Spero e l'architettura. ti sia divertito, spero che ti sia divertito, sia stato bene, questa è la cosa. Benissimo. Bene. Grazie, grazie, davvero grazie. È stato un piacere rivederti e un piacere riascoltarti, come sempre. Grazie a voi, grazie a tutti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, a cui naturalmente do l'appuntamento per mercoledì prossimo. Abbiamo Alfonso Femmia, Ah, giusto, perfetto, grazie. appunto Abbiamo mi Alfonso alle 18:30 sempre, quindi anche un altro incontro molto interessante. Potete seguirci sulla pagina Facebook Archispritz, dove potete anche commentare liberamente gli spunti che sono emersi durante questa conversazione. Un ringraziamento al Consiglio Nazionale degli Architetti e all'Ordine degli Architetti di Napoli che hanno patrocinato l'iniziativa, a DDN Diffusion Design, che è la piattaforma che ci ospita, quindi a Francesca Russo, al nostro comitato scientifico Cristina Popa, Massimo Carfora Lettieri, Giuliana Andretta. Penso che non ci siamo dimenticati nessuno. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e naturalmente a Manuel. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci, Ciao. grazie.